Il vero danno è che ci sono giorni di pioggia e la pioggia non invita certo l'utilizzo della spiaggia. Il danno della tromba d'aria che c'è effettivamente stata è stato molto limitato, pertanto io non direi che quello è il grosso danno. Cancelli chiusi, spiagge impraticabile, vento, pioggia. Addio estate 2017. E questa è l'ovvia, inevitabile conseguenza del maltempo che ha iniziato a colpire anche Grado nella notte fra sabato e domenica scorsi. Il rammarico è palpabile sia nel presidente della GIT, la società che gestisce gli impianti turistici dell'Isola d'Oro, sia negli operatori commerciali dei tanti locali che si susseguono sul lungomare. Peccato che la stagione è finita un po' bruscamente, potevamo continuare, specialmente con i turisti austriaci o tedeschi. Peccato. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare sdraio e lettini da spiaggia e in qualche caso ribaltato alcune cabine, ma i danni sono molto limitati e non presentano alcuna rilevanza dal punto di vista economico sul bilancio della stagione. Questa tromba d'aria incide ben poco sull'economia di questa stagione che è stata eccezionale come tempo. E, ripeto, è più pesante un weekend di pioggia che questa piccola tromba d'aria. Pertanto, facendo un bilancio, nonostante la tromba d'aria, siamo molto contenti di questa stagione. Diciamo che non possiamo lamentarci quest'anno perché l'estate è stata abbastanza buona. Quanto accaduto non lascia per altri indifferenti e per il futuro vi è la forte determinazione ad adottare misure preventive. Con questo tempo che sta effettivamente cambiando in maniera quasi drammatica, dobbiamo solo stare attenti di utilizzare ulteriormente articoli leggeri in modo di non avere dei pesi che possano provocare dei danni. Sicuramente approfitteremo nei prossimi 2 mesi di guardare quello che succede in località più soggette a trombe d'aria o situazioni analoghe per capire che tipo di procedimenti o di provvedimenti possiamo prendere.